diciamo, partita abbastanza corretta, però il contributo dato dagli arbitri SC è stato fondamentale per il buon risultato della partita. Ecco, Presidente, cosa ne pensa di questo incontro? Ha rispecchiato quella che è un'annata calcistica del campionato che si è appena concluso. Effettivamente oggi abbiamo visto due squadre che hanno dato vita al puro e vero sport, una bella manifestazione, corretta al massimo, anche se qualche piccolo scontro che si può verificare, ma scontro accidentale, ridiamo proprio sulla battuta di un mini infortunio. Comunque, bando alle ciance, l'organizzazione, le squadre e tutto quello che è il settore arbitrale credo sia stata all'altezza della situazione. Ringrazio il Presidente, ora vorremmo anche sapere il punto di vista di chi ha diretto la partita in maniera ineccepibile. Mi sembra giusto anche doveroso rimarcare la conduzione di gara del signor Pollara. Io devo ringraziare i giocatori in campo, i dirigenti in panchina, perché il comportamento è stato esemplare e se la partita è stata facile da arbitrare è stato merito esclusivamente di tutti loro. Quindi un ringraziamento alle squadre, ai dirigenti e all'organizzazione. Grazie. Mi permetto di dire a chiusura di questa breve intervista che se merito c'è stato da parte dei ragazzi in campo e se merito c'è stato da parte dell'organizzazione, uno dei meriti principali è dell'associazione sportiva confederate dell'SC e della serietà del gruppo arbitrale presieduto dal cui presente Salvatore Ramondino, che è un sinonimo di garanzia all'interno dello sport e del panorama calcistico palermitano e non solo. E con questo vi auguro una buona serata.